Ciao ragazzi, mi trovo qui al Mondiale di San Francesco. Esatto. Qui con me c'è Mundialito di San Francesco. Qui con me c'è l'Argentina, esatto. E la Germania e i vincitori in carica, il Brasile. Vincitori appena vincitori. Innanzitutto, è significativa questa esperienza qui sul campo? Sì, soprattutto perché non c'era l'Italia, come in realtà l'Italia non si è qualificata neanche qui, e quindi l'esperienza è stata molto bella lo stesso. Innanzitutto, nome e cognome non ti ho fatto presentare. Vabbè, Ciana Luciano, ci conosciamo già, no? Sì. Qui con noi abbiamo anche due esponenti della Germania. Sì. Gemelli nome? Gemelli del gol di questa sera. Nome, cognome? Edo Ciana. Augusto Armanini. Detto grazie. Anche Nini e io anche Paco Edor, come nomi dati dai nostri superiori di una volta. Triangolare, qual è stata la squadra più difficile da affrontare? Penso il Brasile, anche se siamo nuovi in meno, però non l'abbiamo buttata via perché ha fatto grandi parate questo ometto qua, sì. E un paio di rigori sul mio piccolo amico Nini e poi oltretutto un gran salvataggio del Cesare, quel bastardone sulla linea, sul mio tiro, se no si poteva anche vincerlo. Comunque il calcio è bello perché bisogna partecipare, si vince è bello, ma è bello anche giocare così in compagnia e poi andare a mangiare una pizza insieme, alla nostra età, questa è la cosa più bella. Come nasce la vostra squadra? Nasce dal fatto che la Germania la riteniamo la favorita, per cui abbiamo pensato di rappresentarla e abbiamo cercato di dare il meglio. Siamo stati sfortunati, secondo me su di me c'era un rigore grosso come una casa, ma l'arbitro, oltretutto tifoso della Juventus e io interista, quindi ce l'ha su con me e quindi non ce l'ha dato. Però sono contento della nostra prestazione, della mia, ho fatto 3 gol, quindi... Diciamo che me la sono cavata bene e soprattutto la cosa più importante, bisogna dare atto al mio gemello diverso che è un organizzatore straordinario come ce ne sono veramente pochi, per cui è bello rivivere delle emozioni in piccolo, sì, ma con i sorteggi a mezzanotte. Con i sorteggi in diretta a mezzanotte, per cui diciamo così, è stata proprio una bella esperienza che cerchiamo di continuare finché il fisico regge, diciamo così. Nome e cognome? Roberto Fino per tutti. Fino per tutti. Come mai vi siete chiamati Brasile? Sono le tre squadre più forti, secondo me, Brasile, Argentina e la Germania, e pertanto anche il torneo si è rifatto a questo. Quindi a noi ci hanno dato il Brasile, che poi è quello che ha vinto alla fine. I pentacampioni hanno vinto anche stasera. Quindi soddisfatti? Ma sì, no, certo. Allora, ma a parte tutto questo, io dovrei fare una considerazione. Io sono da poco in questo gruppo qua e ti posso garantire che ce ne sono pochi. Così uniti, così tante persone, perché adesso tu ne hai visti una parte del gruppo, oggi tanti non c'erano, saremmo una 40-45 persone, quindi a questa età non è assolutissimamente facile. Come vedete il terzo tempo? Terzo tempo pericoloso per le birre, perché si tende a, anche perché dopo una sudata del genere bisogna sicuramente recuperare tutti i liquidi, per cui noi siamo amanti della birra, quindi cerchiamo di recuperare così, naturalmente senza guidare. Domanda fondamentale che mi sono dimenticato di chiedere: come è stato organizzato questo torneo? Come erano i tempi? Tempi da 25 minuti, più i rigori in caso di parità, con 3 squadre, vince chi ha fatto più punti, giustamente, o chi ha battuto differenza reti, o scontro diretto, uguale. Però il problema grosso era che loro abbiamo fatto anche il 20 di maggio, il mio compleanno, che facciamo sempre, e lo facciamo con 4 squadre, ancora più grosso, e poi lo facciamo a Natale, il venerdì prima di Natale, facciamo con l'elezione del top player della squadra, tutti i giocatori, facciamo questo quadrangolare anche sotto il freddo, quello che è, poi viene mandato una settimana prima 3 nomi da ognuno in segreto a me, con i bigliettini, e noi la sera del torneo facciamo il top player dell'anno, che viene, c'è la sua coppa, il torneo, tutto il resto, e viene premiato dalle veline in pizzeria la sera. Grazie, grazie per la disponibilità. Ciano è sparito, se no avremmo fatto la domanda anche ciao, a lui. Ciao Senato, c'è Capo Ciana, se vuoi.